qual è la cittadinanza più veloce del mondo? Immagino l'avrà già capito, ma perché e quali sono i requisiti te li dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personale, fiscale e finanziaria dei miei clienti. Oggi, sempre alla ricerca del paradiso fiscale perfetto, mi trovo in Egitto nella splendida cornice delle piramidi di Giza, che hanno circa 6.000 anni, ma questo ci interessa di meno. Quello che ci interessa è quali sono le agevolazioni oggi, nel 2023, in Egitto. Sono tantissimi le cosiddette citizenship by investment o i residence program by investment. Ci sono quelle dei Caraibi, c'è la Turchia a un passo da qui che è molto interessante, ci sono le cittadinanze europee come quella di Malta e come quella cipriota, ma la più veloce di tutte oggi nel 2023 sembra essere proprio quella egiziana. E allora cerchiamo di capire quali sono i requisiti e soprattutto quali sono i vantaggi e come si fa per acquisire questa cittadinanza, o meglio il passaporto egiziano. I requisiti sono piuttosto semplici e molto poco stringenti, qualcosa che rende di questo sistema estremamente appetibile, ossia bisogna provare di avere una legal source of income, cioè una fonte di reddito legale evidentemente, e passare una visita medica, per cui se si è in buona salute c'è un'alta possibilità di passare le visite mediche e accedere alla possibilità di investire o di partecipare a questo programma. Quali sono le condizioni? Lo vediamo tra un secondo. Quali sono i vantaggi immediatamente ottenibili con il passaporto? L'accesso a 65 paesi, soprattutto del sud-est asiatico, la possibilità di investire tax free, perché sono state previste ben 9 free zone dedicate a chi investe per ottenere il passaporto in Egitto, con la conseguenza che le società incorporate in queste free zone non pagano tasse, l'accesso al servizio sanitario, al servizio di educazione pubblica e soprattutto requisito importante, condizione secondo me fondamentale, è che non bisogna imparare l'arabo. Ti faccio un esempio: se vuoi ottenere il passaporto italiano, o meglio per gli egiziani che vogliono ottenere il passaporto italiano, perché se mi guardi probabilmente già ce l'hai, tecnicamente è importante avere un livello B1 di italiano, qui non esiste l'equivalente, quindi anche se non parli arabo è possibile ottenere il passaporto. Quali sono le modalità per acquisire il passaporto? Ebbene, ce ne sono 4. È possibile investire $250,000 in charity, quindi fondamentalmente una donazione di $250,000, e questo ti dà immediatamente il passaporto. La seconda alternativa è quella invece di investire $300,000 in real estate, anche on paper, cioè anche in costruzioni che non siano immediatamente disponibili, e questo alla luce dello sviluppo del real estate egiziano mi permetto di dire che sembrerebbe interessante. La terza possibilità è quella invece di investire $350,000 questa volta in startup locali, quindi è possibile o avviare una startup chiaramente propria, personale all'interno dell'Egitto, o comunque investire in startup già esistenti per quello ammontare. La quarta e ultima possibilità è invece quella di lasciare $500,000 su un conto corrente infruttifero per circa 3 anni, quindi qui bisogna capire se il costo opportunità di fare impresa con quei soldi ne vale la pena. In ogni caso è considerato uno dei passaporti più facili e più veloci da ottenere, proprio perché il processo dura tra i 6 e i 12 mesi, che quindi è molto inferiore a quello degli altri Residence by Investment Program. Qual è un'altra cosa importante da considerare, un altro beneficio, è che il passaporto egiziano non è un passaporto esclusivo, ossia è compatibile con eventuali altri passaporti, quindi se sei italiano non devi rinunciare al tuo passaporto. Io sono Luca Tagliatela, questo è il canale di Tax Planning Internazionale. Se il video ti è piaciuto, clicca like e iscriviti al canale per rimanere aggiornato con le notifiche. Noi ci rivediamo nel prossimo video.